Ciao a tutti e benvenuti a Firenze. Anzi, a Firenze. Da Firenze probabilmente vi aspettavate un video da Piazza Duomo, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti, e invece no. Benvenuti al Parco delle Cascine. Ho fatto un lungo riscaldamento arrivando dal mio albergo, circa 3 km, e sono arrivato qui correndo lungo il Viale delle Cascine, e questo è l'omonimo piazzale. Da qui partirà l'itinerunning di oggi. È un freddo pomeriggio di fine gennaio, approfitto di questi ultimi sprazzi di sole per registrare il video e sicuramente tra una mezz'oretta farà buio. Il parco offre diverse possibilità, diversi percorsi con diversi sentieri al suo interno. Io ho deciso di percorrerne il perimetro in senso antiorario, in direzione di Piazzale dell'Indiano. Nel parco ci sono anche vari monumenti, chissà se riuscirò a riconoscerne qualcuno. Intanto alla mia sinistra il Prato del Quercione. All'altezza dell'ippodromo avrei potuto girare a sinistra e buttarmi dentro il parco lungo Viale del Pegaso. Invece ho deciso di tirare dritto, costeggiando il parco, percorrendo Viale dell'Aeronautica, che in questo punto è chiuso al traffico. I maratoneti d'Italia si ricorderanno bene che in questo punto passa appunto la prima parte della Maratona di Firenze. Se non ricordo male, qui si corre una frazione lunga circa una decina di chilometri. Ricordo benissimo che mentre io entravo nel parco incrociavo e vedevo uscire in direzione opposta i primi, la testa della corsa, il primo gruppo di atleti keniani. A 2 chilometri esatti dalla partenza arriviamo a Piazzale dell'Indiano, dove c'è anche il monumento al principe, che è indiano pure lui. Ci affacciamo a guardare l'Arno e ripartiamo. Continuando in senso antiorario, Viale George Washington e Viale dell'Indiano sono praticamente paralleli, uno di fianco all'altro. Entrambi costeggiano l'Arno, che è sulla mia destra. Oggi l'acqua è altissima. Nonostante i sentieri interni del parco siano molto infangati perché ha piovuto praticamente tutto il giorno, ho fatto una deviazione all'interno per passare di fianco all'anfiteatro delle Cascine, che è qui alla mia destra. Seguendo il percorso, lasciando l'anfiteatro alle nostre spalle, sulla sinistra troviamo il Prato delle Cornacchie. Si è concluso ora il 3° chilometro. In questa parte del parco ci sono pochi lampioni e non sono ancora accesi. Ho ripreso il primo sentiero a destra per tornare verso il fiume. La prossima tappa sarà la Colonna del Pegaso. Abbiamo superato la Colonna del Pegaso e incrociato l'omonimo viale, lo stesso che ci siamo trovati sulla sinistra poco prima della partenza, quando noi invece abbiamo continuato dritto lungo Viale dell'Aeronautica. Scatta il 4° chilometro proprio adesso e io sto rivivendo una per una tutte le emozioni della Maratona di Firenze. Io ho corso l'edizione 2019, quella che è stata molto contestata perché i tempi non sono stati ritenuti ufficiali a causa di una piccola deviazione sul percorso all'ultimo minuto. 4,5 km, siamo ritornati a Piazzale delle Cascine, che è anche usato come piazza mercato. Ora sta iniziando a fare buio e i lampioni non sono ancora accesi, quindi speriamo di riuscire a farvi vedere qualcosa. Mi perdonino i runner fiorentini se hanno delle definizioni un po' più accurate, ma io che sono straniero la vedo così. Sono entrato nel parco da questo punto centrale, quindi per me il parco è diviso in due semianelli. Quello più lungo, che ho appena concluso, e quello più breve, che sto iniziando ora, sempre correndo in senso antiorario con l'Arno sulla mia destra. Sto percorrendo Viale Abramo Lincoln in direzione Piazzale Vittorio Veneto.
superato l'unico passaggio in corrispondenza del ponte dove bisogna prestare attenzione al passaggio dei tram e come per magia si sono accesi i lampioni. Wow! Sesto chilometro da piazzale Vittorio Veneto, fatto dietro fronte, girando a sinistra e imboccando viale degli Olmi, che mi riporterà al punto di partenza. Il traffico scorre alla mia destra. Anche se è un po' buio, spero che si veda la ghiacciaia delle Cascine. Svoltando a sinistra avrei potuto tornare nuovamente sul Lungarno, ma ormai sono qua, continuo dritto verso il punto di partenza. E proprio in questo momento è scattato il settimo chilometro. Rieccomi tornato da questi bei gattoni e rieccomi quindi al punto di partenza, il piazzale delle Cascine. Quante volte ho detto la parola Cascine in questo video? Che dire di questo percorso cittadino? Bello, porca miseria! I runners fiorentini sono veramente fortunati ad avere a disposizione un percorso come questo. Io ho fatto il perimetro esterno, sono 7 km esatti, completamente pianeggianti, con la strada in ottime condizioni. Quindi un percorso adatto per veramente ogni tipo di allenamento, per la passeggiatina domenicale o anche per gli allenamenti intensi per le maratone. Qui potete fare i lunghi, potete fare le ripetute, potete divertirvi passando per tutti i vialetti interni a inventarvi percorsi nuovi. Per cui se venite a Firenze portate assolutamente le scarpette, tra un museo e l'altro prendetevi una piccola pausa e venite al Parco delle Cascine, che tra l'altro è a due passi dal centro. Come potete vedere si può venire anche di sera perché è perfettamente illuminato, in giro ci sono anche un sacco di persone che si allenano, tanti runner, tante persone in bicicletta e anche tanti che passeggiano e basta. Sono molto soddisfatto dal percorso fiorentino di oggi, grazie e al prossimo video.